Ciao a tutti, Super 7, e oggi vi farò vedere due slot machine che ho creato. Allora, siamo nel mio mondo, come vedete è un po' pieno di cose. Comunque, andiamo alle slot machine. Allora, con questo bottone andiamo qua. Poi qua c'è la numero 2. Invece andando qua possiamo vedere la prima che ho creato. Allora, come funziona questa cosa qua? Prendiamo dei diamanti e con i diamanti ne mettiamo dentro uno, per esempio. E guardate che qua si inizieranno a muoversi dei pistoni, vanno un po' a caso. E potete vedere che qua è uscito arancione e qua è giallo. E se ne metto un altro uscirà una cosa diversa. Aspetta un attimo, ecco, arancione e giallo si sono invertiti. Comunque non succede sempre, è totalmente casuale. Dopo vi faccio vedere come funziona. Però con questa prima, adesso vi faccio vedere la prima slot machine. Ora andiamo a vedere la seconda, che è un po' diversa. Vedete, mi sono finito. Ho cercato di arredarlo un po'. Allora, qui puoi prendere 8 diamanti se vinci. Mettiamo, ah sì, qua è dove ricevi i diamanti. Mettiamo il diamante qua. E praticamente questa qua funziona in modo che se si accendono tutte e tre le luci, vinci 8 diamanti. In questo caso avete visto che se ne sono accesi soltanto 2. Provo di nuovo. Vediamo. Ok, questa volta non è successo niente. Allora, qua possiamo tornare nella prima slot machine. Voglio fare una prova. Prenderò 10 diamanti. Allora, 10. E proverò a vedere se farò 3 prove. 10 tiri per. Quindi. Sì, 10 tiri per ogni prova. E lo scopo è di vedere se riesco, quante volte riesco a guadagnare più diamanti di quando ho iniziato. Quindi per vedere quanto puoi vincere o quanto posso guadagnare, può guadagnare il creatore. Ok, iniziamo. Quindi come risultati non sono un po' uguali tutte le prove, ma sono coincidenze che siano tutte uguali. Non è che la macchina dia gli stessi risultati ogni volta che ho provato. E adesso vi spiegherò come funziona. Vedete che quindi 10 diamanti ne ho persi 2, in totale sono 6 diamanti che ha guadagnato il creatore di questa macchina, cioè io in questo caso. Allora, vediamo questo qua e come funziona la macchina. È abbastanza semplice, solo che sembra che sono tanti pezzi di resto messi insieme. Questa parte qua l'ho un po' compressata rispetto a cosa potrebbe realmente essere. E, ok, allora, quando vi spiego, cercherò di spiegarvi come funziona questa cosa. Se non conoscete bene Redstone non ci capirete niente, ve lo dico già. Allora, vediamo il traspettatore. Quando noi lanciamo il diamante qua, il diamante passa qua, arriva fino a qua, in questa cassa qua. Quindi questi qua sono i guadagni. E questo dropper, questo dispenser è quello che ci dà i diamanti, che li butta fuori. Allora, ma prima che succede che il diamante passa qua, ci sarà un filtro che si trova proprio qua. Si trova qua, vedete il filtro. Ho usato la bedrock perché è un materiale che in teoria nessuno potrebbe avere. Allora, cosa succede qua? Che il comparatore manda il segnale per fare funzionare il filtro, ma allo stesso tempo quando ci sarà il diamante in più manderà un segnale anche qua che attiverà tutto il meccanismo. Allora, quello che succede qua va dritto
se questo blocco di diamante, questo pistone è contratto, vuol dire che il segnale passa. Però ci saranno due segnali che arriveranno, perché anche qua andrà il segnale, farà il giro in tempo più lungo, in modo che ci sia, se attivi, si disattivi, poi si riattivi subito, solo due volte ogni diamante. Quindi potrebbe non succedere nulla, perché o becchi due volte il pistone disattivato, oppure puoi beccare anche due volte il pistone contratto, soltanto una. Poi una volta passato qua, il segnale normalmente va qua, passa qua in modo di diventare un segnale molto veloce, perché qua sotto c'è un pistone, in questo caso non si può vedere, non so perché non si può vedere. Quindi sale qua sopra, va, passa qui, attiva questo pistone, e questi qua fanno sono i blocchi che fanno girare, i pistoni che fanno girare i blocchi per la slot machine. E quindi se questo diamante e questo diamante sono tutti e due in posizione, se questo diamante qua sotto e questo qua sono in posizione qua, vuol dire che ci saranno tre diamanti di fila. Questo qua è nascosto perché mi serve per un meccanismo che vi faccio vedere dopo. Quindi quando questi qua sono tutti e tre in fila, ci sarà un command block qua. Quindi quello che fanno questi command block, questo qua guarda se ci sono i tre diamanti di fila. Quando lo saranno, si attiva il segnale, passa qua e attiverà questo pistone. Quindi quando questo blocco sarà qua, vedete che sparerà, ci sarà un tick preciso, perché è una cosa casuale di Minecraft. E quando c'è un blocco, una torcia, un pezzo di redstone qua, questo qua, il diamante saranno 8 tick, 8 volte impulsi, quindi tirerà precisamente 8 diamanti. Ok, quindi sarà tutto automatico col pistone. E questa cosa qua che vedete, questo command block qua, è un po' diverso. L'unica cosa che fa è per attivare la luce che avete visto quando vi capitano i due diamanti di fila, o tre. Chiamiamolo tre diamanti di fila, anche se non si vede il terzo. Sì, questo qua dovrebbe essere un po' tutta la spiegazione. Poi quando la redstone va qua, attiverà il pistone, lo farà così in modo che le persone possano vedere cosa gli è uscito. Ok, passiamo alla prossima costruzione, che si trova qua in alto. È questa qua, tutto quello che avete visto prima è qua dentro. Adesso torno in Game Mode 3, spettatore, entro qua dentro, andiamo alla slot machine numero 2. Questo è molto più semplice e non richiede l'uso di command block. Allora, quello che succede è sempre il solito filtro, però questa volta ho usato Dead Bush, perché almeno quelli lì si possono raccogliere, credo. Ah no, non mi sembra che si possano raccogliere. Comunque, quindi questo segnale, quando si attiva, farà la stessa cosa di prima. Filtro, si attiverà questo segnale, questa torcia si spegne, questi repeater si spengono, causando queste torce ad attivarsi proprio nello stesso tempo, quasi allo stesso tempo, mandando vedete che nei dispenser ci sono glowstone, sabbia e spada. Quando uscirà per tre volte la spada nei dispenser, perché i dropper sparano a caso, questa qua è la cosa che dà la casualità. Se esce la spada in tutti e tre, la spada, visto che è un oggetto come si dice, che non si può formare uno stack con la spada, manderà più segnale, quindi disattiverà questa torcia in caso ci siano tutte e tre. Quindi disattiverà questo segnale, che lascerà questa torcia attivarsi, che lascerà questa torcia disattivarsi, che farà attivare questa torcia. Questa parte qua sembra complicata, ma è semplicissimo. E qua questo pezzo di redstone farà estendere questo pistone, questo qua farà tick 8 volte. E poi per rimandare il blocco qua, non potevo usare il pistone appiccicoso, quindi per semplificare ho messo che questo pistone spinge il blocco, lo riparte di tornare qua. Quindi non so se avete capito. Comunque questo qua è il dispenser che vi dà i diamanti, e proprio dietro queste torce, per far vedere questa cosa qua, questi pezzi di redstone
daranno il segnale, l'energia a questo blocco, che quindi disattiva le torce, come ho detto prima, però da questo blocco dà energia a queste lampade, quindi se riusciamo a vincere tutte e tre le lampade si accendono, se no soltanto due, o a volte anche niente, perché potrebbe non capitarci mai la spada. Quindi sì, un'ultima cosa, non so se avete visto nel mio piccolo timelapse, perché ci sono avanti, ah sì, quello è il primo. Comunque, nel mio piccolo timelapse avevo vinto i diamanti, poi rimettevo il diamante e c'era ancora il diamante qua, però non vincevo niente. È perché rimaneva bloccato sullo stesso punto e se sarebbe troppo facile per le persone vincere, se avete visto che mi è capitato 3 volte, vuol dire che avrei avuto 16, 16, 16. Quindi è più comodo per me mettere questa funzione così com'è, perché è naturale. Quindi sì, non so se avete capito questa parte, dovete conoscere un po' bene il resto. Questo qua adesso tanto vedete la casualità che bisogna si... Raga. E sì, questo è tutto. Ciao a tutti.